Direttore, anche l'ospedale Santo Bono, un ospedale pediatrico di riferimento regionale, non solo, è in prima linea per la lotta al Covid. Sì, sicuramente, oramai il Covid interessa un po' tutte le fasce d'età e quindi stiamo vivendo l'impennata di contagi anche nell'età pediatrica. A differenza della prima fase della pandemia, quando noi vedevamo pochi bambini contagiati, infatti se lei pensa che da febbraio a maggio abbiamo in tutto intercettato circa 7 bambini affetti da Covid e oggi soltanto nelle ultime 4 settimane siamo ad oltre 50 ricoveri all'interno del nostro reparto, quindi basta capire, questo ci farà capire qual è la differenza di diffusione del contagio anche in età pediatrica. Quali sono le attuali condizioni dei bambini ricoverati qui al Santo Bono anche rispetto poi a quelli della prima ondata? Allora, per fortuna diciamo, l'infezione da coronavirus nei bambini non dà dei sintomi così importanti come quelli dell'adulto, ma non è vero che i bambini sono totalmente asintomatici. Possiamo dire che i bambini sono paucisintomatici spesso, anche se proprio nell'ultimissimo periodo noi abbiamo avuto 2 bambini in terapia intensiva. Uno di questi con una sindrome respiratoria acuta simile all'adulto, anche se aveva meno di un anno, e per fortuna è uscito proprio da 48 ore dalla rianimazione, adesso è nel reparto di subintensiva e speriamo, insomma, di poterlo poi dimettere nel corso della prossima settimana. Quindi anche questa insomma, è un'altra delle condizioni che ci ha visto, in qualche modo, ha visto una differenza rispetto alla prima fase della pandemia. Quindi i bambini si cominciano ad ammalare, si contagiano, si ammalano e presentano una sintomatologia anche qualche volta importante. Questi bambini che presentano dei sintomi anche di rilievo, avevano malattie pregresse o no? No, dalla nostra esperienza no, sono tutti bambini che in qualche modo erano sani, senza comorbilità, quindi senza malattie pregresse, né, almeno senza malattie pregresse segnalate. Ecco, dottore, ci può spiegare quanti posti avete qui disponibili per quanto riguarda la degenza subintensiva e la terapia intensiva e quanti di questi sono occupati anche per fare meglio, luce su tutto il vostro lavoro? Allora, noi chiaramente abbiamo dovuto rimodulare quindi la nostra attività, soprattutto in virtù di questo aumento dei contagi. Noi siamo in Regione Campania, c'è un hub pediatrico che è la Federico II, che ha saturazione dei posti letto della Federico II, quindi subentriamo noi. Noi attualmente abbiamo una situazione che viene modulata su 3 livelli di rischio. Abbiamo un'area filtro in cui vengono accolti tutti i bambini che in attesa della risposta del tampone molecolare e poi abbiamo 2 aree che sono dedicate esclusivamente ai bambini con contagio da Covid sintomatici. Di questa chiaramente abbiamo un'area che è una subintensiva con 2 posti letto e invece abbiamo l'area di degenza ordinaria con circa 12 posti letto. Attualmente noi abbiamo per fortuna la subintensiva libera e abbiamo 10 posti letto di terapia di degenza ordinaria già occupati. Per quanto riguarda invece la terapia intensiva? Sì, la terapia intensiva anche ha 2 posti letto dedicati al Covid, che uno di questi due è stato occupato fino a qualche giorno fa ed oggi per fortuna, insomma, è libero, sono liberi entrambi. Direttore, come vi siete organizzati invece con i genitori? Perché ci sono anche loro qui ricoverati insieme ai loro figli. Sì, noi abbiamo anche una patologia neonatale, quindi una terapia intensiva neonatale che poi accoglie i neonati che sono affetti da Covid. In terapia intensiva neonatale il genitore non può stare col figlio perché per una serie di motivi, soprattutto per evitare poi diffusione di altre patologie. Quindi in questo caso, a parte le visite, quando queste possono essere consentite con la debita distanza, ma la terapia intensiva neonatale si è dotata di telecamerine di recente con cui il genitore può venire a contatto attraverso un'app sul proprio cellulare, può vedere in alcuni ore del giorno il proprio figlio. Mentre nelle degenze al di sopra dell'età neonatale, un genitore può rimanere tranquillamente con il bambino e noi offriamo quindi tutta l'ospitalità al genitore che accudisce e assiste il proprio figlio. Santo Bono, un'eccellenza anche grazie alla tecnologia, grazie
che unisce i figli e i genitori seppur separati da un reparto. Certo, sì, questo secondo me questa è una delle ultime tecnologie entrate in funzione attraverso una donazione della Curia e che ha consentito appunto questa cosa molto molto bella e di rilievo che consente al genitore di poter in alcune ore del giorno attraverso quest'app di vedere sia il figlio ma sia di vedere il personale che assiste il figlio e le cure che vengono dedicate al proprio bambino. Direttore, stiamo per andare incontro anche al clou della fase influenzale, notoriamente anche il pronto soccorso del Santo Bono si affolla ogni anno. Cosa prevedete per quest'anno? Sì, questa situazione ci preoccupa moltissimo, perché di solito noi abbiamo il pronto soccorso che si affolla notevolmente e quest'anno purtroppo dovremo fare i conti con le sindrome influenzali, con la virosi respiratoria che è la classica virosi che colpisce i bambini al di sotto dei 2 anni, la bronchiolite e il Covid stesso. Questo sarà per noi veramente un'impresa poter fare una diagnosi differenziale, perché tutte e tre le patologie hanno una sintomatologia grosso modo equivalente. Ci aspettano veramente momenti duri, credo, e niente, speriamo di poter far fronte sia con l'utilizzo di sistemi di screening rapido. Noi ci stiamo dotando di tutti i sistemi più rapidi e più nuovi sullo screening del Covid-19 per poter appunto differenziare i percorsi e per poter garantire l'assistenza a tutti i bambini che accedono. Qual è il vostro bacino d'utenza? No, noi, il nostro bacino di utenza è tutta la regione Campania, ma soprattutto tutta l'area di Napoli e provincia particolarmente. Qual è il consiglio che si sente di dare ai genitori, visto che purtroppo stiamo vedendo un aumento dei contagi anche tra i bambini? Sicuramente noi dobbiamo dire a tutti di stare molto attenti. Noi stiamo osservando in quest'ultimo periodo una cosa abbastanza suggestiva, per cui ci siamo sentiti anche di dare dei messaggi social per questo, perché stiamo osservando che molti bambini che accedono e che sono affetti da Covid sono bambini al di sotto dei 3 mesi di vita. Questi sono lattantini e la cosa particolarmente che ci ha colpito è che molti di questi, quasi il 50%, ha la madre che è Covid negativa. Quindi probabilmente questi bambini si sono contagiati in casa, perché un bambino con un lattantino, quasi un neonato, non esce, quindi non ha possibilità di contagiarsi diversamente. Quindi il contagio è stato intrafamiliare e legato soprattutto alla frequentazione che ancora abbiamo alta delle case dove soggiorna un bambino piccolo, un neonato, che vuoi per visite di cortesia, per scambio di visite tra parenti, eccetera, eccetera. Quello che noi diciamo proprio soprattutto in queste famiglie, quando c'è un bambino molto piccolo, di evitare di frequentare questi ambienti, di evitare di frequentare le case dove c'è un neonato, un lattantino, o se è proprio necessario farlo, di farlo con tutti i sistemi di sicurezza, quindi indossare sempre una mascherina, cercare di mantenere la distanza di almeno 1 metro, utilizzare il gel alcolici per pulirsi le mani prima di venire a contatto col bambino, evitare di baciare il bambino, evitare di passarselo tra le braccia. Questo dovrebbe essere per tutti, sia per i fratellini, sia per gli estranei, ma anche per i familiari, per i fratellini più grandi, per il papà, soprattutto per quelle persone che hanno poi una vita sociale e che al di fuori della propria casa possono in qualche modo venire a contatto con il virus. Un bambino che contrae il Covid e poi guarisce può comunque avere delle conseguenze fisiche? Generalmente no. Nella nostra esperienza il bambino che, anche se noi abbiamo avuto anche dei casi abbastanza complicati, difficili, come questi della polmonite, un bambino che ha avuto una MIS-C, che è quella forma di sindrome infiammatoria multisistemica, ma alla guarigione noi poi abbiamo visto una completa restituzione di integrum. Chiaramente servirà un follow-up nel tempo, un follow-up lungo per capire se effettivamente ci sono o meno degli esiti. A prima sensazione credo di no, ma i bambini che guariscono, guariscono e basta. Direttore, in caso dovessero servire, speriamo di no, siete pronti anche ad aumentare i posti letto? Assolutamente sì, come è successo per gli altri ospedali, purtroppo ci sarà da decidere, insomma, la direzione strategica dovrà decidere di eventualmente di sacrificare dei reparti di degenza ordinaria per dedicarli al Covid. In chiusura, le misure restrittive possono essere utili direttamente o anche indirettamente ai bambini?
Sicuramente sì, purtroppo in questo momento in Regione Campania si vive questa impennata di contagi e tutti è sotto tutti gli occhi di tutti, insomma abbiamo visto che non c'è una grande presa di responsabilità da parte della popolazione. I lungomari super affollati, le strade affollate, insomma, non ci lasciano tranquilli, sono immagini che veramente hanno colpito un po' tutti. Quindi le misure restrittive ben vengano, perché riducono il contagio, riducono la pressione sugli ospedali, che oggi è abbastanza alta, e quindi sono sicuramente un aiuto a noi operatori sanitari per poter meglio gestire i pazienti. Quindi anche dal Santo Bono un appello alla prudenza. Assolutamente sì, di essere prudenti, di avere sicuramente al massimo, di utilizzare al massimo i consigli che vengono dati quotidianamente, quindi di indossare le mascherine, di evitare gli assembramenti, di utilizzare il lavaggio frequente delle mani e di evitare per quanto è possibile la frequentazione di persone, di amici, anche nelle proprie abitazioni, perché purtroppo il contagio il virus viaggia tra gli asintomatici e loro stessi possono essere una fonte di contagio per gli altri.